quello che sono io è Muay Thai. Io tutto, cioè, quello che respiro, quello che faccio, quello che ci sono è Muay Thai. Cioè, io sono Muay Thai. Straight out of our lids. Them, they got boo bodies, hard rock Brooklyn kids. Us floor rush when the DJ booming classics. You dig the crew on the fattest hip hop record. He tucks the kinks and sinks into the sounds. She frequents deep fatter joints called undergrounds. Our funk zooms like you hit the man. Stiamo preparando la borsa. Ci abbiamo appena svegliato e prepariamo la borsa per andare in palestra. Prima passiamo al bar di mia moglie a fare colazione, quello che facciamo tutti i giorni. E poi andiamo a pulire la palestra e a allenare, che facevo anche quello, pulire la palestra e tutto. È una zona, la verità, molto tranquilla. Per andare e tornare a Cagliari non è tanto comoda, però come zona è fantastica, sia a fianco al mare e poi la pace che c'è qua non c'è a Cagliari. A me mi piacciono gli animali e quindi per me sarebbe impensabile abitare in un appartamento a Cagliari o in qualche posto del genere. Tutto quello che faccio mi ricorda l'incontro ormai. Non dormo più dopo pranzo e io normalmente cerco di dormire un po' dopo pranzo e tutto l'anno dormo, ma adesso che appena chiudo gli occhi mi vengono le immagini dell'incontro, dei colpi, di tutte queste cose e quindi già c'ho l'ansia, già sono in ansia, già non dormo più. Morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. Sto mangiando pane con burro e marmellata. Solo quello. Per la nutrizione non sono un grandissimo, non ho studiato, però ormai ho imparato a conoscermi e sé cosa mi serve, cosa non serve, cosa devo prendere per aumentare la massa, cosa devo prendere per mangiare per dimagrire, quindi ormai faccio una dieta molto semplice. Poi dopo l'allenamento prendo un frullato di proteine. Poi pranzo riso con pollo, riso con carne e poi alla cena una bistecca o il pollo sempre con insalata. Mi tolgo i carboidrati alla sera, tolgo i fritti, tolgo le bevande gassate, tutte queste cose.
la testa non è la stessa di quando avevo 30 anni, 25, e quindi uno già inizia a pensare veramente si merita, chi ce lo fa fare questo, perché se mi faccio male con tutte le cose che devo fare durante la giornata, come faccio? Perché alla fine voi sapete che il riscontro economico che c'è non va d'accordo con il sacrificio che fai, no? Io alla fine è un lavoro, io alleno 2 ore la mattina, 2 ore la sera forte e non riesco a campare solo di quello, devo lavorare anche, devo insegnare, faccio del personal training, e insegno in palestra e poi c'ho anche il bar, quindi è impossibile vivere solo dei combattimenti, no? Sono un combattente, non sono uno sportivo, sono un luchador, così dice in spagnolo, no? Non faccio la vita tanto da sportivo, vedi come ho fatto colazione, ho fatto una colazione un po', sicuramente non da sportivo, però sono un luchador, mi piace la lotta, mi piace combattere, quella è la mia vita, quindi faccio la vita del guerriero. Vedo mia madre, le mie sorelle e i miei fratelli. Ecco, là io vedo tutti i miei parenti defunti, dal principio alla fine. C'è un film che si chiama El Guerrero 13esimo, non so se l'avete visto, di Antonio Banderas, che a me mi piace molto, perché mi identifico anche, perché questi sono 12 guerrieri che vanno conquistando delle zone, no? E poi trovano il 13esimo, che è Antonio Bandera. Questi stanno tutto il giorno bevendo, mangiando, no? E un giorno Antonio Banderas, che arriva l'ultimo, gli dice: ma voi che siete guerrieri state tutto il giorno mangiando, bevendo? E dice: dai, prendete questo vino. E le dice l'altro: no, oggi no, oggi devo combattere. Appena finiscono di invadire quella, di nuovo a bere. Io sono un po' così, no? La gente si ricorda degli ultimi 3 incontri che hai fatto e non della carriera intera. Perciò anche quello è importante, sapere quando ti devi ritirare. È meglio ritirarsi come vincente che come perdente, no? Non ho mai chiesto chi era, ma dove cazzo era, capito? Io sono stato sempre la mia politica. Non si chiede chi è, ma dove cazzo è. Quello che chiedo io. Dove sono? Quanti sono e dove sono? Quando io sono arrivato in Sardegna 8 anni fa, mi diceva la gente: ma tu cosa fai? Io dicevo: Muay Thai. Muay cosa? Muay Thai. Cosa è quello, box thailandese? Adesso tutti sanno cos'è la Muay Thai, e inoltre è pieno di corsi, tutte le palestre hanno un corso di Muay Thai, che io vorrei sapere questa gente dove l'ha imparato, perché io sono arrivato 4 anni fa e non c'era un corso, come è possibile che in 3-4 anni la gente si sia laureato, per dire, di qualche forma? Si improvvisano. Adesso andiamo a questo bar che tra l'altro è anche uno dei miei sponsor personali, di quelli che mi aiutano nella preparazione, mi aiutano con gli integratori, con tutte le cose. Qui vengo tutti i giorni, dopo di fare la colazione, a prendere il secondo caffè.
jealousy. Wicked niggas, man. Yo, sit back, relax, catch a contact, sip your cognac, and let's all wash this money through this laundromat. Sneak attack, a new cast and rap, worth top dollar. In fact, touch minds and I'll react like a rock wall. Yo, ormai mi penso che sia di questo quartiere, conosco tutto il mondo, vado d'accordo con quasi tutto il mondo, non con tutto il mondo, ovviamente quando uno conosce tanta gente non puoi andare d'accordo con tutto il mondo, no, ovviamente. C'è gente con la che va d'accordo, c'è gente con la che no, però la gran parte è gente bravissima, Sant'Elia, io mi sono trovato sempre bene. Penso che sia anche perché io sono un ragazzo del rione, io sono cresciuto in un quartiere simile a queste, quindi io mi trovo bene con la gente popolare. Lavoro con due associazioni, una della ecclesiastica, della chiesa, e un'altra associazione che non è dei bambini, che mi portano ragazzi con problemi, ragazzi che non vanno a scuola, ragazzi che mancano il rispetto, con caratteri aggressivi, e stiamo cercando attraverso lo sport di dargli una strada a seguire, delle regole. Comunque fare Muay Thai a livello agonistico richiede della disciplina e delle norme importanti, quindi molte volte per un ragazzo di questi la base può partire da lì, no? Dallo sport. Il padre le dice fa questo, non lo fa, invece per magari arrivare a una gara il sabato poi ti devi tutti i giorni svegliare alle 6, fare così, 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 e poi alla fine ti dà un ordine nella tua vita, no? Musica dappertutto, per tutte le cose, ogni musica ha il suo momento, e per correre ovviamente ti fa correre di più se metti la musica appropriata, quindi la musica è importante per tutto. Sono nato a Valladolid, in Spagna, in una famiglia di quattro fratelli in un quartiere popolare. Non ero per niente un ragazzo sportivo, io ho iniziato a fare sport molto, molto tardi. Avevo giocato un po' a pallamano, un po' a calcetto, un po' i tipici sport che si fanno in scuola, no? E poi dopo dei 12-13 anni già ho smesso di fare sport. Con un amico una volta ho conosciuto un ragazzo che dava un stage in Madrid di Muay Thai che si chiamava Javier Rodríguez, che poi è quello che diventò mio maestro, mio allenatore, che mi ha cambiato la vita ovviamente, mi ha trasmesso una forma di vivere le arti marziali completamente diversa a quella che ero abituato io, mi ha insegnato la cultura, la tradizione, il rispetto di questo deporte e subito mi sono innamorato, e la unica mia idea era andarne in Thailandia. Parto in Thailandia tre mesi e pensi di saper fare qualcosa, arrivi lì, ti rendi conto di che sei l'ultimo arrivato e che tu quello che pensavi fare in Spagna lì non lo sai fare, no? Inizio a fare combattimenti professionisti di Muay Thai e allora decido che uno deve fare soltanto una cosa bene, uno non può fare Muay Thai, pugilato, kickboxing, perché io ho combattuto in tutte le discipline di combattimento, anche K1, ho fatto pugilato, kickboxing, K1 e Muay Thai. Thank you.
Oggi, come eravate voi, io ho corso un pochino più veloce del solito e l'ho sentito. Però bello, è un bel tragitto. Poi è bello correre qua, in montagna, a mare, bellissimo. Ormai è dura, eh. Tutto il tempo pensando quanto mi fa male il corpo. Quando prima correvo e basta. No? Adesso faccio un po' di figure col pittori. E poi stasera è lo stesso. Adesso facciamo un po' di altri 3 o 5 round, addominali, flessioni, basta, per la mattina, poi stasera di me. Il momento più importante della mia carriera sono stati i vari, no? Ho quattro cinture e ognuna di queste cinture è stato un trionfo speciale. Ho vinto la prima che ho vinto è stata il campionato di Spagna di professionista, la seconda il campionato d'Europa professionista, la terza è il reality fight clubbing che parlavamo prima. E la quarta e ultima nel 2015 è il campionato d'Europa di Muay Thai Extreme, Muay Thai con i guantini di MMA. Io l'ho vinto sempre fuori, quindi alla fine questo le dà più valore, no? Non è importante tanto la cintura, ma l'avversario che combatti e come riesci a ottenerla. Stiamo andando a fare la spesa all'MD, che è anche uno dei miei sponsor, che mi aiuta sempre, quindi niente, ogni giorno dopo l'allenamento vengo a fare la spesa sia per il bar che per me per casa. Il soprannome del one shot è un disparo, me l'hanno messo qua in Italia dopo del quarto o quinto match che ho fatto di seguito, che ho vinto 4 per KO nel primo round con 2 pugni, quindi hanno iniziato one shot e adesso sono Aldo One Shot Rodriguez. Io dove abito io no, le buche nella strada così non le vedi, è una delle città più belle di Spagna, la mia, sempre che posso mi scappo, la verità. Adesso vado a settembre, che è il mio compleanno, perché ovviamente la stagione è più bella farla qua, d'estate. Poi a settembre, che è il mio compleanno, è la festa della mia città e mi approfitto e vado.
da che sono arrivato qua è negozio di confianza, di fiducia. Devo prendere due giochi di attrezzatura per i bambini e poi un po' di integratori per me. È un aminoacido che mi serve, no? È proteina. E poi mi hanno ordinato anche dell'attrezzatura per i ragazzi, quindi vengo e prendo anche quella. È un atleta che ho sempre seguito da quando lui è venuto qua in Sardegna. Perciò gli auguro di combattere, di divertirsi, ma di vincere, soprattutto. Arrivo in Italia nell'estate del 2010 a lavorare per un amico che aveva fatto un ristorante spagnolo a Chia. Faccio la stagione qua e il ristorante non va bene e questo ragazzo ci lascia praticamente buttati lì senza niente, non ci ha dato niente di stipendio. E i pochi soldi che avevamo, i ragazzi che stavamo lì lavorando, che eravamo quasi tutti spagnoli, e abbiamo speso, quindi non ci rimaneva altra che tornare in Spagna. Ho conosciuto un cliente del ristorante che mi aveva detto che conosceva il gestore di una palestra importante a Cagliari, Andrea Kerchi del Jazz Club, e mi ha messo in contatto con lui, sono andato a parlare con lui, che non parlavo neanche italiano, io non sapevo, perché ero sempre con gli spagnoli, quindi non avevo praticato niente, ma sono andato lì a cercare fortuna e a settembre sono iniziato a lavorare. Il titolare di questa palestra all'inizio mi aiutò tanto perché investiò su di me. Non ero nessuno, non ero conosciuto, nessuno sapeva della mia esistenza e inoltre non avevo soldi, non avevo niente. Io mi ricordo un'aneddota che io arrivai con un paio di scarpe in Sardegna e questo uomo mi guardò e mi dijo: ma tu devi fare la lezione con queste scarpe? E io, sì, non c'ho altre. Mi montò in macchina, mi portò in via Roma e mi comprò un paio di scarpe per poter lavorare, no? Perché non c'avevo neanche scarpe. Abbiamo fatto un bel riposo perché ovviamente con tutte le calorie che ho bruciato, il caldo che c'è al pallone, è necessario, onestamente, ho recuperato un po'. Adesso andiamo al bar a prendere il caffè, salutare la mia moglie, che faccio tutti i giorni, e poi torniamo in palestra. Adesso alle 4 faccio una lezione privata e poi alle 5 mi alleno. Finiamo, per la mia moglie a prendermi, e andiamo a cenare e poi già a dormire perché domani di nuovo alle 5 mi sveglio. Yo me sostengo como allenatore y como personal training. Yo co-gestisco el pallone de Sant'Elia con el señor Lubrano. Lui gestisce el sector del pugilato, yo gestisco el sector de la Muay Thai. Y abbiamo una bella squadra con molti ragazzi giovani che stanno facendo carriera, come i fratelli Marziali, Miriam Fani, che ha appena vinto il titolo italiano professionista, e altri ragazzi che stanno crescendo, anche molti bambini. Quando porto un ragazzo a combattere sono più nervoso che quando combatto io. La sento diversa, perché sembra che quando uno combatte c'è tutto sotto controllo, quando combatte l'altro, lo devi gestire. Come io ne ho preso abbastanza colpi, non voglio che lo prendano loro, no? C'è una differenza, ci sono due tipi di allenatori, quelli che combattono e quelli che non hanno mai combattuto. Beh, io ricordo uno sempre che è come quello che ho sofferto di più perché all'avversario lo vedevo enorme.
enorme, o sea, yo lo guardaba y lo veo gigante. Y digo, ma yo debo combattere con questo, questo è tre volte lo che sono io. Che si chiamava Ismael Fernández, che poi il risultato non neanche un incontro difficile per me. Però c'ho la impressione di questo, che lo vedevo nel corridoio, ero cagato di quanto lo vedevo enorme. Io non ci credevo che io potevo combattere contro una persona così enorme. E invece mi diceva il ragazzo che era con me, mio allenatore, Javi, ma è come te, questo è uguale a te, ma guardati, uguale a te. Io lo vedevo enorme, enorme. Mi ricordo che esco a combattere, appena mi tiro il primo calcio, il blocco, mi ha fatto la rotula, mi sono sbiancato, capito? Sbiancato. E poi ho continuato a combattere e nel quarto round l'ho sdraiato, però ho sofferto quell'incontro. Non saprò mai cosa è successo, la verità. Ho avuto due episodi abbastanza oscuri, in uno mi hanno bruciato la macchina e 6 mesi dopo mi hanno messo 2 bombe, una me l'hanno messo sotto la macchina e in contemporanea nel giardino. E mi hanno potuto anche ammazzare perché ci sono scoppiate finestre, scoppiate la macchina, hanno trovato il paraurti nella villa del vicino, quindi erano artefatti molto, molto pesanti. È un episodio che non saprò mai perché è successo, perché io ho sempre detto una cosa, no? Perché ti succeda una cosa del genere ci deve essere un motivo, no? Il motivo per una situazione del genere, secondo me, possono essere diversi. Uno, o giri con drogas, o devi soldi, o sei stato con la ragazza di qualcuno, o hai picchiato qualcuno, è sbagliato. Io nessuno di questi al momento, neanche oggi, né giro con drogas, né ho picchiato nessuno, sono una persona fedele, quindi non capirò mai il perché si arriva a farmi un dispetto del genere, che si è potuto giocare con la mia vita e la verità che mi ha fatto per un tempo non dormire la notte questa cosa. Io penso che prima non avevo paura, quando ho iniziato ero un ragazzo giovane molto incosciente, no? Come tutti i ragazzi di 20-25 anni che si vogliono mangiare il mondo e al costo lo che costa. Ti vuoi fare un nome, vuoi diventare qualcuno nella disciplina che pratichi e la paura è adesso che ho paura, io la paura ce l'ho adesso, paura di fare brutta figura, paura di non agguantare il round, paura di farmi male, cose che prima non avevo. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap, I got nothing to lose. È difficile pensare che uno deve rinunciare a fare quello che ha fatto tutta la vita, quello che è nato, poi io penso che sei nato per questo. Però hai che saper ritirarsi, no? Hai che saper ritirarsi perché purtroppo la gente giudica le 3 ultime cose che hai fatto. Io posso aver fatto una carriera brillante, ma se adesso inizi a fare figure di merda ti crucificano, no? E lo sai come funziona, no? Se stai qua la gente viene in palestra di qua, se stai qua da te non viene nessuno, quindi devo stare attento con quello che faccio, però io cercherò che finché la carrozzeria funziona, cercare di almeno farne con questa frequenza, uno all'anno. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change. Everybody stays the same, so be different, make and a name, like huh? A soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, march until it's over. Con la volta che c'è. Sto cercando di prepararmi della migliore forma possibile, però bisogna sempre ricordare che noi siamo professionisti solo di nome, non possiamo soltanto
allenare e riposare, dobbiamo anche lavorare, seguire altre cose, quindi alla età che ho inizia a diventare pesante, quindi lo vedo duro, perché comunque arrivare lì, già, riuscire a salire sul ring questa volta per me sarà una vittoria. Capitano anche di imprevisti, ho pagato al massaggista che era qua a fare il massaggio, quindi l'ho dovuto mollare e niente, andiamo a risolvere questa cosa, sfida. Grazie a questo sport ho conosciuto tanta gente e ho grandi amici e quindi mi salvano. Io adesso capito all'improvviso chiamato e senza carta di credito, senza fianza, senza caparra, senza niente, mi danno una macchina. Capito? Soldi non ne faccio, però mi conosce tutto il mondo mi rispetta e mi vuole bene molta gente, e quello è bello. Oltre che la Muay Thai, io in Sardegna ho quello che più amo della mia vita, che è la mia compagna, mia moglie, no? E io ho conosciuto lei e ovviamente già le mie radici sono qua. La giornata siamo qui a Kimbe di un mio amico Fabio Milligiani e come avete visto siamo tutto il giorno separati, no? La lascio alle 5 al lavoro e la riprendo adesso, quindi questo è l'unico momento della giornata che abbiamo per stare assieme e bueno, pues, ci piace venire a trovare gli amici, fare una passeggiata e mangiare qualcosa che ce l'abbiamo guadagnato e niente, ha detto presto che domani alle 5 rinizia la carriera. Siamo arrivati alla fine, questa è stata la mia giornata, grazie mille di avermi accompagnato, di avermi sopportato, questo è quello che io faccio, questo sono quello che sono. E me ne vado a letto che sono completamente distrutto e non vedendo domani alle 5 di nuovo le sveglia, quindi vedete che ora sono e già vado a letto perché non ce la faccio più. Buonanotte e a domani, grazie.